Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori miei, con la nostra Maullo Racing, pronti per affrontare il Gran Premio della Cina, signori miei, quarto appuntamento della stagione. Cerchiamo di fare meglio rispetto all'ultima volta in Vietnam, che siamo arrivati ultimi. Allora, signori miei, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di seguirmi sui social. E se volete sostenere il canale con delle donazioni, lo potete fare, i link li trovate tutti in descrizione al video. Detto questo, non perdiamo tempo e partiamo, signori. Ok, raga, allora prima di andare nel weekend di gara, io nel frattempo sto sviluppando alcune cose, ho messo a sviluppare alcune cose così, ma non vi preoccupate, e noi possiamo scegliere un nuovo sponsor perché siamo arrivati a un livello di esperienza che ci permette di scegliere un nuovo sponsor. Allora, scegliamo assieme il nuovo sponsor, vediamo come funziona. Ordina, aggiungi sponsor, torna alla panoramica. Ok, guadagna 3 punti durante un weekend di gara, questo ci potrebbe anche stare. Oppure completa 75 giri durante il weekend, no, sorpassa 5 diversi piloti durante il weekend di gara, mi sembra abbastanza difficile. Completa 50 giri, ottieni il giro più veloce, completa 10 giri durante le prove libere, no, guadagna 10 punti, no, sorpassa 10 diversi piloti durante una gara, completa una gara senza DFN nella scuderia, no, sorpassa 15 veicoli, completa 30 giri. Qualifica in 15ª posizione o meglio, rispondi almeno 4 domande durante un weekend di gara. 4 domande, questo si può fare. Non so che marca, che cos'è la PSD. Oh, PSD mi piace. Se no abbiamo Polar, completa 10 giri, arriva top 10, completa tutti i programmi del weekend, guadagna 5 punti durante un weekend, rispondi almeno 2 domande durante un weekend di gara. Ok, lo Zainetto, pure Zig Zag completa 30 giri. Allora, Zainetto ci dà 87 settimanali più 130 se completiamo l'obiettivo. Invece PSD ci dà 79 a settimana, 79 a settimana, però ce ne dà 152 se completiamo l'obiettivo. Perfetto, aggiungiamo questo. Ok, sì, firmiamo per la PSD, signori miei, la nuova console videogioco videoludica, non so cosa sia, però va bene. 4 domande durante il weekend di gara. Speriamo che ci facciano delle domande giuste nel momento giusto, signori miei, se no qui la PSD non ci paga e stiamo messi abbastanza male. Questo ragazzo, niente, sentivo dei rumori di sottofondo. Detto questo, ragazzoli, come al solito, qui sta caricando il tracciato della Cina. Io mi faccio le prove libere off camera, faccio 2-3 giri di prove libere per prenderci un attimino la mano. Dopodiché, noi ci vediamo sempre qui pronti e scattanti per farci il giro delle qualifiche. Ok, signori miei, ci siamo. Siamo alle qualifiche. Tentativo unico: c'è il sole, la gara dovrebbe essere nuvolosa. Non perdiamo tempo e andiamo a farci le qualifiche. Allora, io ho fatto i giri di prova al solito per prendere confidenza col circuito. E le prove libere non sono andate male neanche questa volta, signori. Anche in Vietnam avevo detto questa cosa e poi abbiamo fatto una gara disastrosa sia in qualifica che in gara. Però questa volta siamo fiduciosi, raga, siamo fiduciosi. Crediamo in noi stessi, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Questo è tutto il programma, va bene, vai in pista. Andiamo, andiamo. Ce la possiamo fare, raga. Calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Anche perché dobbiamo fare pure le interviste, quindi dobbiamo per forza qualificarci bene. Voglio la signorina che viene a farmi le interviste. Quindi dobbiamo per forza qualificarci bene. Dai, 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 calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Dai, 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 papà. Dai, papà Maullo. Dai, papà Maullo, porta la Maullo Racing in posizioni buone. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Io so che perfettamente dico che la top 10 è qualcosa di impossibile da solamente da pensare. Però dico quantomeno non arrivare ultimi a chiudere la fila, che dico è una cosa terribile. Dai, 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 siamo messi bene, siamo messi bene, siamo messi bene. No, no, non facciamoci prendere dal panico e dall'emozione. Stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, ce la possiamo fare. Taglia così, taglia così, grande. No, non tagliare così, brutto zoticone che non sei altro. Dai, dai, calma, calma, calma. Lo conosce il circuito, lo conosce il circuito. Sai fare, lo sai fare, dai, 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 dai. Dai così, siamo messi bene, siamo messi bene, siamo ottavi per ora. Se non sbaglio queste due curve finali, soprattutto l'ultima è terribile, ecco appunto, me la sono chiamata, raga. Cosa avevo detto? Se non sbaglio queste ultime due curve, dai, 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 tienila, tienila. Grande papà, tienila, tienila, tienila. Mamma, come l'abbiamo tenuta bene. Dai, 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 che ci siamo, dai, che ci siamo, siamo noni. Non devo sbagliare quelle ultime curve, raga. Non devo sbagliare le ultime due curve, che sono terribili le ultime due curve, però ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, freniamo al momento giusto, frena, 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 bravo, 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 fai scorrere la macchina, dai così, ottavi, ottavi, abbiamo riguadagnato addirittura una posizione, calma, 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 questa curva è qua, e lo sapevo io, e lo sapevo io, noni, dai, nella top 10,
deve essere. Sì, noni, raga! Noni! Dai, così! Dai, dai! Maullo nono? No, beh, era spuntato 22esimo! Era spuntato 22esimo, sono ringredinito io, raga! Per un attimo ho avuto l'infarto, ho detto 22 come 22esimo. Dai, è così, bello noni, noni è bello. Partiamo noni, 1.36, in dove sta il nostro samurai? Il nostro samurai parte 18esimo, buono, buono. Bravo samurai, davanti le due Williams e le due As. Bravo samurai, bravo samurai. Dai raga, crediamoci, crediamoci. Allora, siamo noni, siamo noni, siamo noni. Non facciamo cavolate, signori miei, concentrati, concentrati. Oh, le interviste. Zia, mi devi fare almeno 4 domande. Sono tutto tuo, dimmi quello che vuoi. Ti do anche il numero di telefono se me lo chiedi. Ho bisogno. Al momento non. Chi nomineresti come tuo avversario? Magnussen, Grosjean, Raikkonen e Giovinazzi. Facciamo Magnussen. No, Magnussen, perché Grosjean mi sa che. Però 1.500 è più basso come. Facciamo Grosjean, raga, perché siamo messi veramente male per ora. Pigliamo quello più. Ok, nessuna attenzione di qualifica. Cosa andare così forte anche in gara? La macchina è fantastica, non direi così. E quello è il piano, ti mando occhio domani. La mia strategia, no, la macchina è fantastica. Il tuo reparto dell'AI se ne accorgerà. Ok, due sole domande, zia. Dai, ma che. Ma quanto sei stretta, tirchia di domande. Dai, me ne servivano altre due per prendere il bonus con lo zainetto. Come ci vado io in gara senza zainetto? Dai, dai, buono, buono, abbiamo preso bei punti. Ci avviciniamo al livello 3. Al livello nostro. Mamma, che labbra che c'ha il nostro samurai! Ma che cos'è? Ti sei rifatto le labbra con i soldi che ti do io invece di pensare a guidare? Questo si rifà le labbra. Va bene, calma, 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 raga. Calma e concentrati, calma e concentrati. Calma e concentrati. Io non ho i flashback, raga, quindi se sbaglio di nuovo qualche cosa in questa gara, mamma mia, no, non lo so, io non ho i flashback. Io ho levato completamente i flashback, raga. Posso ripartire da capo. Dovremmo mettere un limite, nel senso, fare al massimo 4 ripetizioni di gara in tutto il campionato, ovvero 4 volte io posso ripetere il Gran Premio. Questa potremmo farlo, come, perché io ho levato completamente il flashback. Quindi se vado a sbattere non ho la possibilità di tornare indietro per recuperare quello. Come nella realtà praticamente. Ok, a samurai, mi raccomando, andiamo in gara e non facciamo cretinate. Dai samurai, ci siamo ragazzoli. Alex non parla, è teso quanto me, raga. C'ho l'adrenalina a mille. Iniziamo la gara. Iniziamo la gara, raga. Teniamo la pressione, acceleriamo al massimo. 4, 5, luci rosse. Dai, dai, spegni, 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 spegni. Partiamo. Ok, calma, 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 calma. Calma, 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 relax. Come direbbe Falco. Dai, 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 dai. Dobbiamo semplicemente fare la nostra gara. Noi non urtare nessuno. Stare belli in traiettoria. Belli, puliti, puliti. Perché non ho, ma non ho colpito nessuno. Albon mi è venuto addosso. Stiamo larghi, siamo fuori traiettoria. E colpa nostra se gli altri ci urtano. Va bene, va bene. Sainz, che ce fa questa macchina qui alla mia destra? Te devi levare, Perez. Perez, sei un brutto bastardo, Perez. Perez mio, sei un brutto bastardo. Ma porca miseria, ma porca miseria. Mi ha rotto l'alettone. Come le faccio io ora le curve veloci? Porca di una paletta ambriaca. Va bene, stiamo calmi, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Dobbiamo semplicemente. Perderemo un sacco rispetto agli altri, però va bene, stiamo calmi, siamo ancora in gara. Non è un danno pericoloso, non è un danno pericoloso. Dai, però, che cavolo, tutti questi che mi devono superare ora. Te devi levare, zio, devi stare al tuo posto. Siamo ottavi, dico io, non vengo a romperti le scatole a te. Tu non le devi rompere a me. Calma, calma, frena, bravo, facciamo la curva giusta, bravo così. Tienila, abbiamo l'alettone danneggiato, quindi non posso farle in piena velocità queste curve. Qua quando ci sarà il DRS aperto mi fregheranno tutte. Però se noi cambiamo così traiettoria e ci leviamo dalla loro traiettoria, forse ci riusciamo. Non te devi avvicinare, non te devi avvicinare. Faccia zig zag, non te devi avvicinare. Stati lontano. Sì, prendila da lì e mo sei esterno. Ah, mo sei esterno. Io freno, c'ho il favore della curva. Ah, no, te devi levare, zio. Passo io e tu stai a guardare. Passo. Te devi levare. No, te devi levare, ho detto. Mamma mia. Giro più veloce. Che me frega a me del giro più veloce, dico io. Stiamo all'ottavo. Ottavi. Stiamo calmi, raga. Ansia. Ce la possiamo fare. Siamo ottavi. Stiamo calmi, signori. Stiamo calmi. Frena. Bravo, così ti voglio. Bravo, frena. Noi dobbiamo fare la nostra gara, signori. Non ce ne frega niente di quelli che stanno dietro di noi. Dobbiamo farci la nostra gara. Tanto, sicuramente sono più veloci di noi. E noi abbiamo un alettone, quindi non riusciamo a spremere al massimo la nostra autovettura. Però dobbiamo semplicemente pensare alla nostra gara. Non ce ne frega nulla di quelli dietro di noi.
Seguiamo le indicazioni della pista e facciamoci la nostra bellissima gara. Con calma, concentrati e vedi che riusciamo a guadagnare un poco di secondi per riuscire a difenderci nei punti più complicati, tipo questo. Porca miseria, questa è una curva da fare totalmente in velocità, signori miei. E noi senza alettone non possiamo minimamente competere con gli altri, però va bene. Stiamo calmi, dobbiamo fare il nostro, dobbiamo semplicemente fare il nostro, signori miei. Dai così, dai così, dai così, dai Maullo Racing. Corri, corri bella Maullo Racing mia, dai, 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 dai. Questa curva la possiamo tagliare un poco meglio. Dai, dai, calma, calma, qui va a stringere e poi possiamo andare ad aprire il gas. Apri, 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 apri. No, devo tenere, no, devo tenere la curva, mannaggia di una paletta ubriaca. Dai così, stiamo fuori. Quando ci sarà il DRS acceso, raga, qua mi mangeranno come niente. Io gli devo lasciare la traiettoria interna. Se li lascio. No, 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 zio. Se... No, no, ma dai! Mi stava tirando fuori pista, raga. Mi stava a tirare fuori. Ma io vi denuncio a tutti. Mi ha dato un colpo, raga. Non gliela danno la penalità a lui. A lui la penalità non gliela danno, giusto? La danno solamente a me quando colpisco l'avversario. Bastardi. Va bene, dai. Mamma, il DRS è abilitato. A posto, è finita, raga. È stato bello finché è durato questo ottavo posto. Questo ottavo posto è stato bello finché è durato. Non lasciare la traiettoria interna. Frena, 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 frena. Gira, 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 gira. Siamo dal lato buono della traiettoria. Calma, calma, calma. Mamma mia, raga, sto a sudà. Non pensavo di avere quest'ansia. Non pensavo niente di avere quest'ansia e invece ce la stiamo avendo. Poi però tranquilli. Un ottavo. Anche il decimo mi basterebbe. Dico, anche il decimo andrebbe bene. Dico, non per forza l'ottavo. Sono disposto a perdere due posizioni, ma voglio portare un punticino a casa. Voglio portare un punticino alla Maullo Racing, signori miei. Un punticino alla Maullo Racing lo voglio portare. Calma, va bene così, dai, difendiamoci. Curva, buona così, dai, tieni la macchina, tieni, accelera, 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 accelera. Va bene, non fa niente, siamo andati leggermente fuori, va bene così. Non ci devi provare, non ci devi provare. Bastardo, ci ha provato, e forse ci riesce. No, no, la difendiamo, ma qua andiamo completamente fuori traiettoria. Porca di una paletta ubriaca. Riesco a tenerla. Riesco a tenerla. Ok, calma, 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 calma. A questo giro abbiamo un poco di vantaggio. Non vedo loro avvicinarsi. Non stanno nella mia traiettoria. Ora si stanno mettendo in traiettoria. Io devo stare il più largo possibile, raga. Li devo lasciare la traiettoria interna se vogliono superare. Ci sta provando, ma non ce la vuoi fare perché sei all'interno. Brutto zodicone, te devi levare, te devi levare. Te devi levare, te devi levare, te devi levare. Stiamo calmi perché se qua mi superano è finita. Frena zio, va bene, non ti preoccupare, non ti fai prendere l'ansia, accelera, bello così, ok, occhio, qua c'è nuovamente il DRS. Leviamoci la loro possibile traiettoria, non gli diamo spazio subito per prendere il DRS. Non so quanti cavoli di giri mancano, raga, ma siamo messi bene, devo solamente riuscire a difendere. Calma, calma, che gioca di freno acceleratore, freno acceleratore, freno acceleratore. Ok, qua ci siamo difesi, ok, devi starti dietro, non provare a superarmi perché ti ammazzo. Ok, via, vai, qui è andata bene, ok. Questa parte è andata, ok, stiamo calmi, frena al momento giusto, mannaggia, buono, l'ho tagliata la curva, dai, è così, recuperiamo qualche secondo, qui non c'è il DRS, quindi non mi possono superare, stiamo calmi, se questa forse la prendo bene, no, dai, così va bene, ok, frena, bravo, bravo il nostro Papa Maullo, bravo il nostro Papa Maullo, dai così, dai, accelera lì, questa è tutta in piena velocità, ok. Teniamo la traiettoria interna così non si può infilare lo zoticone. Ok, poi ci rimettiamo in traiettoria e freniamo. Ok, calma, calma. Mangiamoci qua un poco di curva. Qui andiamo in perfetto, in traiettoria giusta. Ok, tienila, ti prego, tienila. La tieni benissimo, Maullo grande. Vai fuori traiettoria così non hai il tempo di aprire il DRS. Cioè, il DRS lo apre ora, però siamo fuori traiettoria. La prende troppo tardi la scia. Se vuoi vai all'interno e noi all'interno te la lasciamo la traiettoria, tanto non puoi farci assolutamente nulla. Io godo. Dai così. Allora, raga, calma e sangue freddo. Calma e sangue. Stiamo facendo da tappo in una maniera paurosa. Però ce ne sbattiamo altamente. Noi stiamo facendo la nostra gara. Stiamo correndo per i fatti nostri. Non ci interessa. Aia, 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 è vicino, è vicino, è vicino. Ma questo video del DRS è vicino, ma fuori traiettoria. Ti ho fregato. No, non ci provare, non ci devi nemmeno pensare. Non ci devi nemmeno pensare a passarmi qua. Ma proprio, ma neanche se sogni la notte devi pensare a passarmi di qua. Ok, le prime due curve sono andate, raga. L'ultimo giro, signori, siamo ottavi con la Maullo Racing. Se
siamo ottavi con la Molo Racing, signori miei. Tanta emozione in questo campionato di Cina. Non facciamo cretinate, rimaniamo concentrati, signori, rimaniamo concentrati. Cerchiamo di guadagnare dove possiamo guadagnare. Siamo davanti a Norris. Siamo davanti a Norris, raga, mamma mia l'ansia. Mamma mia l'ansia, riesci a tenerla? Bella, l'abbiamo tenuta bene. L'abbiamo tenuta bene, dai, con calma, fai questa curva, ok. Dai, 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 questa andava fatta più in velocità questa curva, però va bene. Dai, 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 accelera, ok. Ok, abbiamo un poco di vantaggio, abbiamo un poco di vantaggio rispetto al giro di prima. Abbiamo più vantaggio rispetto al giro di prima. Non sbagliamo questa curva, raga, se non sbagliamo questa curva è fatta. Se non sbagliamo questa curva è fatta. Abbiamo tagliato un poco, ma non fa niente. Siamo senza alettone, siamo senza un pezzo di alettone, raga. Ci è permesso questo piccolo. Oh, mannaggia, ho dovuto alzare il piede dall'acceleratore. Calma, calma. Mamma mia, che vantaggio che abbiamo, raga. Che vantaggio che abbiamo su Norris. Si è perso Norris che sta venendo attaccato da Ocon. Ocon supera Norris. Bello così, raga. Stiamo calmi, stiamo calmi. Abbiamo il nostro vantaggio, abbiamo il nostro vantaggio. Non facciamo cretinate. Frena al momento giusto, zio. Bravo così. Facciamo la nostra curva. Ultima curva, signori miei. Ultima curva per arrivare a ottavi. Signori miei, ultima curva. Ultima curva. Risultato storico per la Molo Racing. Risultato storico per la Molo Racing. Andiamo fuori pista, ma siamo dentro. Signori ottavi. Signori, siamo arrivati ottavi. E porca paletta ambriaca. Grande risultato della Molo Racing. Portiamo a casa 2 punti, se non sbaglio. 2 o 3 punti. Spettacolo, pilota del giorno Kimi Raikkonen. Ma che stai di? Come Kimi Raikkonen? Noi abbiamo fatto una gara che è stata sferica. Mamma mia, spettacolo. Spettacolo. Mamma mia. Mamma mia, terribile. Terribile, grande, grande così. Grande così, raga. Bello, 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 bello. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ci siamo riusciti a difendere. Siamo riusciti a tenere bene la nostra posizione. Speriamo che ci sia la signorina che ci faccia le interviste giuste. Dico, mi servono 2 domande, zia, per ottenere tanti bei soldi. Il podio non ci interessa. Per ora non è un nostro obiettivo il podio, signori miei. Per ora il podio non è un nostro obiettivo. Dai, è così. Migliora la scuderia. Che cavolo è successo? Non ho capito. Va bene, dettagli. Pigliamo tanti bei punti. Siamo ancora a livello 2, va bene. Dove è arrivato il nostro... Noi siamo arrivati ottavi, grande. Pigliamo 4 punti. Porca miseria, pigliamo 4 punti. Grandi così. E il nostro samurai è arrivato 17esimo. Partiva 18esimo ed è arrivato 17esimo. Bravo il nostro samurai. Davanti una Racing. Davanti Perez. Ma Perez non era vicino a noi. Boh. Magnussen è arrivato 18esimo. Crojan 20esimo. Non ricordo contro chi abbiamo la sfida, se Crojan o Magnus. Comunque li abbiamo battuti. Bella così. Dai, dai. Prima sfida vinta sia contro Crojan che contro Magnus. Non mi ricordo chi dei due stiamo sfidando. Bella così. Andiamo, andiamo, andiamo. Facciamo esperienza. Oh, signorina, salve. Lo vuoi il mio numero di telefono? Dai. Vale come domanda. Perché hai quegli occhi addormentati? Sembra controllarsi perfettamente la macchina in pista. La tua squadra sta entusiasta. Non avrei potuto farcela senza un gioco di squadra. Dedica i tifosi. Sono entusiasta del loro supporto. Non avrei potuto senza una grande squadra. La mia fama va bene. Un altro grande. Non è stato da tipare. Oggi era una calamita per idioti. Non sono certo che la cosa sia successa oggi. Per essere onesto, nessuno di noi vuole arrendersi. Queste cose sono cose che succedono. Infatti, dico, sono cose che succedono. 4 domande giuste, giuste. Mamma mia, che sei tirata di domande, zia. Porca miseria. Mamma mia. Meno male che me ne ha fatto 4. Tra qualifica e gara, così riusciamo a prendere anche i soldi dello zainetto. Ci danno lo zainetto. 4-2. Giro più veloce l'ho fatto io. 4-2. Buono. Beh, va bene così. Partiamo noi. Ah, contro Crojan siamo. Ok, signori. Siamo in sfida contro Crojan. Riusciamo a salire a livello 3. Bella così. La nostra esperienza sarà a livello 3. Il nostro samurai è ancora a livello 5 e la scuderia sta quasi raggiungendo il livello 5 di fama. Buono, buono. Dai, dai, mi piace, mi piace. Sta entrando nel vivo questa stagione, raga. Ne sento, vabbè, nel video scorso abbiamo fatto una gara terribile in Vietnam. Ora sono casato perché dico dai, 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 dai. Ce la facciamo, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Questo è il secondo video che vedrete in settimana, raga. E per ora voglio fare così, voglio portare 2 video a settimana di Formula 1, se ci riesco. Perché così andiamo avanti, perché sono 22 gare, raga. Se no noi nella prima stagione, quando la concludiamo? Perfetto, ragazzoli, detto questo, il prossimo sarà il Gran Premio di Olanda, il 30. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella, raga, ciao!